Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Il cerchio si sta stringendo su due persone sospettate del sabotaggio compiuto ieri alla biciclettata in Val di Zena, dove sono state sparse puntine sull'asfalto forando le gomme ad una cinquantina di ciclisti. La polizia locale ha già inviato in procura il fascicolo con la notizia di reato. Durissima la condanna del sindaco Matteo Lepore, è stata messa a rischio l'incolumità delle persone, ha detto: mi auguro che il colpevole venga individuato. Rubavano soldi, telefonini e soprattutto bancomat da usare per fare acquisti fraudolenti. Una coppia di ladri è stata arrestata dalla polizia con il prezioso aiuto di un cittadino che, dopo aver a sua volta subito un furto, si è improvvisato investigatore. I due sono stati localizzati in via Gobetti, dove avevano appena derubato un'altra persona. Settimana bollente con temperature che sfioreranno in città i 38 gradi nelle ore centrali della giornata. Ad annunciarlo sono le previsioni del centro meteo Arpa Emilia Romagna, che per i prossimi giorni prospettano un'escalation di caldo e afa. Intanto non sembrano imminenti piogge o perturbazioni e la siccità aumenta, probabili provvedimenti della regione per ridurre il consumo di acqua. Già da domani l'Emilia Romagna è in stato di emergenza. Chiude un'altra storica libreria di Bologna. Il prossimo 10 luglio sarà l'ultimo giorno di attività per la Feltrinelli di Via dei Mille. Lo ha annunciato la stessa società, precisando che saranno mantenuti tutti i posti di lavoro per i librai, che in questi anni hanno offerto ai lettori un servizio eccezionale. Da tempo il punto vendita aveva già ridotto gli orari di apertura. Per festeggiare la chiusura del Biografilm Festival in questi giorni a Bologna, oggi era ospite d'onore l'attrice francese Fanny Ardant, che ha presentato la sua ultima pellicola dal titolo I giovani amanti. Amo questa città, dice l'attrice, i suoi portici, la gente, la storia, ma anche la cucina bolognese. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai nostri titoli, ci sono già un paio di sospettati per il grave atto vandalico che ieri ha rischiato di rovinare la biciclettata in Val di Zena. Qualcuno ha infatti sparso centinaia di puntine sull'asfalto nell'ultimo chilometro del percorso, provocando la foratura delle gomme per una cinquantina di ciclisti. Unanime la condanna del gesto, mentre la polizia locale sarebbe già vicina ad identificare i responsabili, ci informa Federico Balletti. Il cerchio si sta stringendo sui responsabili del sabotaggio compiuto ieri alla biciclettata Val di Zena Bike Day. Centinaia di puntine sparse sull'asfalto nell'ultimo chilometro del percorso, che hanno provocato la foratura delle gomme a una cinquantina di ciclisti. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma il grave atto vandalico, che avrebbe potuto avere conseguenze serie, considerato anche la presenza di bambini fra i partecipanti, è stato subito denunciato all'autorità giudiziaria, dagli organizzatori dell'evento e dalle stesse istituzioni, comuni di Bologna, San Lazzaro e Pianura. Gli agenti della polizia locale della città metropolitana si sono messi al lavoro, identificando alcune persone, fra le quali ci sarebbero in particolare due sospettati. A quanto pare è stata anche perquisita un'automobile che avrebbe percorso quel tratto di strada poco prima del passaggio del corteo dei ciclisti. La posizione di queste due persone è ancora al vaglio. Intanto il fascicolo con la notizia di reato, per ora contro ignoti, e le stesse puntine raccolte sulla strada sono stati consegnati in procura. Il reato ipotizzato è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 200 euro, a quale si potrebbero aggiungere profili di illeciti amministrativi. Nonostante il grave episodio di sabotaggio, la manifestazione di ieri poi si è conclusa regolarmente grazie all'intervento della polizia stradale, che ha ripulito e messo in sicurezza il tracciato. Le sindache dei due comuni, Isabella Conti per San Lazzaro, Franca Filippini per Pianoro, hanno condannato con fermezza l'episodio, parlando di un gesto vile, meschino, messo in atto da qualcuno che per rovinare questa iniziativa ha rischiato di causare qualcosa di serio alle persone
persone che partecipavano. La biciclettata in Val di Zenne era stata oggetto di polemiche cominciate già più di un mese fa. Contro l'evento, inizialmente previsto per domenica 8 maggio e rinviato per maltempo, era nata anche una raccolta firme di gruppi di residenti e commercianti che lamentavano la chiusura per 2 ore del tratto di strada fra San Lazzaro e Pianoro. Chi ha pensato di gettare puntine per forare i copertoni delle biciclette, anche di quelle dei bambini che prendevano parte all'iniziativa, è senza scrupoli. Spero venga individuato subito e che si assuma le sue responsabilità. A dirlo è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che condannando il gesto ha anche aggiunto è stata messa a rischio l'incolumità delle persone. Sentiamo. Una grandissima giornata comunque di comunità, tantissimi ciclisti, ma c'è questo ombra, diciamo. È importante dire che il Bike Day in Val di Zenne è stato un grande successo. Abbiamo avuto quasi 1 migliaio di partecipanti nella natura, abbiamo messo in sicurezza davvero una strada che vede ogni giorno sfrecciare moto ad altissima velocità, auto ad altissima velocità. E a questo servono queste giornate, a sperimentare una modalità diversa di utilizzo della strada. Io credo che le persone o la persona insomma, che ha pensato di buttare delle puntine per forare la gomma bicicletta di bambini, di famiglie che stavano insomma, attraversando la Val di Zenne siano davvero persone senza scrupoli. Spero davvero che vengano individuate perché abbiamo bisogno che le persone che fanno questi gesti non si nascondano dietro l'anonimato, devono avere il coraggio di dire che l'hanno fatto, assumersi le loro responsabilità, hanno messo a rischio anche l'incolumità delle persone. Noi andremo avanti con la riduzione della velocità stradale, andremo avanti con le zone 30, continueremo a portare nei quartieri le zone pedonali e le piste ciclabili, perché riteniamo che si tratti di non solo migliorare la qualità della vita, ma anche affermare il diritto alla vita di chi non vuole essere investito da un'auto o da una moto che sfreccia ad altissima velocità. È un lavoro che va fatto perché occorre fare anche degli investimenti e non li faremo. Anche Fratelli d'Italia prende le distanze dal sabotaggio della biciclettata di ieri in Val di Zenne e annuncia di aver denunciato gli ignoti responsabili delle puntine sparse sull'asfalto. Ma gli esponenti di Fratelli d'Italia respingono ai mittenti le accuse strumentali, false e pretestuose di aver creato un clima che abbia alimentato questo atto criminoso. A dichiararlo sono Diego Bacciglieri, capogruppo in città metropolitana, Luca Doristano, numero 1 di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Pianoro e Alessandro San Giorgi, consigliere a San Lazzaro di Savena e responsabile per l'Unione dei Comuni Valle Savena Idice. Doristano ci tiene a precisare di essere stato tra i primi ad intervenire sul posto domenica mattina per cercare di pulire la strada e naturalmente di rimuovere le puntine. Cronaca, rubavano bancomat da usare per fare poi acquisti fraudolenti, ma se c'era l'occasione portavano via all'occorrenza anche denaro, telefonini e autovetture. Una coppia di ladri è stata arrestata a Bologna dalla polizia con il prezioso aiuto di un cittadino che si è improvvisato investigatore una volta dopo aver subito il furto lui stesso. Sentiamo. Furti sulle auto per rubare telefonini o bancomat da usare per fare acquisti fraudolenti e poi scappare su un'auto anch'essa rubata. Sono considerati ladri seriali, due 32enni, arrestati dalla polizia in via Gobetti, zona Navile, lui di origine nordafricana, lei italiana, entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine. Gli agenti li hanno intercettati e catturati anche con la collaborazione di un cittadino, un 40enne, vittima di un furto, che si è improvvisato investigatore dopo aver trovato la propria auto, parcheggiata in via Stalingrado, aperta
stata rovistata. I ladri gli avevano sottratto un borsello con dentro soldi, auricolari Bluetooth, un bancomat che hanno subito cercato di usare per comprare cibo da sport in un ristorante di via Ferrarese. Al quarantenne è arrivata la notifica sul cellulare con l'indicazione del locale dove era stato fatto il tentativo di acquisto. Ha segnalato tutto alla polizia, che è andata sul posto, ma la coppia si era già allontanata. Lo stesso cittadino, vittima del furto, è poi riuscito a localizzare tramite smartphone la posizione dei propri auricolari. È così che gli agenti hanno raggiunto via Gobetti, dove i due si erano fermati con la macchina. Qui, nel frattempo, avevano appena derubato anche un corriere, portandogli via il cellulare dal furgone mentre era impegnato in alcune consegne. Questa volta sono stati bloccati e la serie di furti a ripetizione è stata interrotta. Sono stati entrambi arrestati per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di pagamento. Inoltre sono stati denunciati per ricettazione, dato che anche l'auto sulla quale si muovevano è risultata rubata. L'uomo è accusato infine anche del porto illegale di un coltello che aveva in tasca. E nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale del rifugiato, questa mattina a Palazzo d'Accursio è stato fatto il punto sull'accoglienza. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e gli arrivi anche nella nostra città delle persone in fuga dal conflitto che non accenna a placarsi, oggi la riflessione riguarda la seconda fase dell'accoglienza. Andiamo a fare il punto in questo servizio di Sara Ferrari. Come sta andando adesso, visto che stiamo in una nuova fase? Una volta accolti le persone che sfuggivano dalla guerra, ora c'è chi vuole rimanere, chi vuole magari tornare. Come siamo a questo punto a Bologna? Ma siamo con, per fortuna, una capienza importante di posti, perché sia il sistema dei CAS che si è sbloccato a un certo punto della vicenda e soprattutto anche qui la possibilità di un allargamento del sistema SAI. Noi abbiamo avuto 350 posti di allargamento SAI per il progetto metropolitano di Bologna sui 3.500 complessivi banditi a livello nazionale, quindi un 10%, ci consente di avere ovviamente disponibilità di posti che sicuramente utilizzeremo per la vicenda ucraina, ma che se dovessero poi rimanere ovviamente serviranno anche qui per altre emergenze. Il tema oggi e sempre di più è, vista anche la permanenza di queste persone, strutturare la seconda accoglienza, la prospettiva, il che vuol dire affrontare problemi molto seri come quello della scuola per i tantissimi bambini e bambine che sono presenti in questa vicenda migratoria e più complessivamente appunto una dinamica di integrazione che non è più per molti di pochi giorni o di poche settimane, ma che appunto sempre più anche nella consapevolezza delle persone ucraine che sono qui sarà sicuramente di mesi se non di anni. Stiamo anche provando a elaborare a livello nazionale, ma diciamo l'idea è partita proprio dalla vicenda del Lab di Bologna, un lavoro con UNHCR proprio per gestire sempre nella logica del Lab unitario tutti i temi della seconda accoglienza, scuola, lavoro. È stata la seconda regione che con più alto numero di accoglienze in Italia. In questo momento noi non abbiamo difficoltà ad accogliere, abbiamo gli spazi perché abbiamo fatto i bandi di gara, abbiamo avuto una regione che ci ha accompagnato nel percorso grazie a un sistema di protezione civile, quindi a spazi che possiamo nell'emergenza occupare anche se provvisoriamente. Noi stiamo cercando di avere un protocollo generalizzato con le condizioni uguali su tutto il territorio del regionale. Certo ci sono delle difficoltà perché poi la regione si diversifica di area in area, ma stiamo cercando dei parametri di uniformità che possono consentire quindi un ampliamento degli spazi a delle condizioni migliori sia per i gestori sia per gli accolti. E diamo ora un'occhiata al meteo perché ci aspettano davvero giorni di fuoco dal momento che è prevista appunto l'ennesima ondata di calore almeno per tutta la settimana. Non sono previste a breve piogge o precipitazioni e quindi insomma il problema della siccità è sempre piuttosto importante in queste ultime settimane. È già da domani che scatta appunto lo stato di emergenza in Emilia-Romagna proprio sulla siccità. Caronte o Lucifero che dir si voglia, il concetto è identico ed il messaggio non si presta a fraintendimenti. Caldo, caldo e ancora caldo infernale almeno per tutta la settimana tra Bologna e l'Interland, ma anche nel territorio regionale, costa ed Appennino compresi.
Afa e calore soprattutto in città, con picchi che sfioreranno nelle ore centrali della giornata anche punte di 37-38 gradi. Tutta colpa del solito anticiclone proveniente dall'Africa che ci terrà compagnia per tutta la settimana. Diciamo che intanto le temperature massime aumenteranno, quindi dovremmo portarci attorno ai 36-37 gradi e questo, unito al fatto che anche l'umidità relativa è elevata, porterà a condizioni di disagio bioclimatico moderato, quindi siamo alla seconda soglia, diciamo arancione. Finora abbiamo avuto un paio di giornate, in particolare Bologna, con disagio debole, quindi la prima soglia gialla. Avremo questi due o tre giorni prossimi che vedranno un progressivo aumento delle temperature e quindi il fatto che il disagio dovrebbe restare di tipo moderato per un paio di giorni almeno, quindi siamo attorno a metà settimana, direi. Notizie poco rassicuranti anche sul fronte siccità in tutta la zona dell'Emilia-Romagna. Purtroppo la scarsità delle piogge che si è registrata negli ultimi mesi potrebbe presto spingere la regione a prendere provvedimenti per il risparmio dell'acqua. Precipitazioni al momento non sono previste sul territorio regionale, potrebbe esserci qualcosa di sporadico come dei rovesci. Abbiamo la criticità principale è sul fiume Po, ci sarà una riunione anche prossimamente per valutare alla luce di tutte le informazioni lo stato sia idrico del superficiale che quello anche delle falde profondo, e consigli o anche valutazioni di una riduzione, di una limitazione dei consumi, penso che ce lo dovremmo aspettare a breve. Ecco, comunque è una decisione che prenderà la regione in poche ore o giornate. Ecco. E da domani per l'Emilia Romagna scatterà proprio lo stato di emergenza per la siccità, l'assenza di piogge e le temperature roventi stanno portando delle conseguenze pesantissime soprattutto sul comparto agricolo. Facciamo dunque il punto in questo servizio. Dal corso del Reno in via del Triumvirato a Bologna alla chiusa di Casalecchio manca l'acqua e la situazione è aggravata anche da temperature torride. Lo si vede anche negli altri corsi d'acqua in provincia di Bologna, nelle aree verdi e nei terreni agricoli. Per l'emergenza siccità da domani l'Emilia-Romagna sarà in stato di emergenza regionale. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Irene Priolo dopo l'esito della riunione tecnica dell'osservatorio del distretto del Po che ha fatto scattare l'allerta rossa per siccità gravissima. Domani abbiamo in programma la cabina di regia in Viale Aldo Moro e in quel contesto verranno definite le azioni principali, spiega Priolo. Comunque ci avvieremo allo stato di emergenza regionale in previsione dello stato d'emergenza nazionale. Si procede così per gradi. Si tratterebbe quindi di un passaggio tecnico necessario per attivare la pratica dello stato di emergenza nazionale al quale gli uffici di Viale Aldo Moro stanno lavorando da sabato. E fortissima è la preoccupazione nel comparto agricolo. L'assenza di pioggia oggi pesa su diverse coltivazioni come quelle di pomodori, frutta, mais e riso. Rischiamo gravissimi danni alle produzioni orticole e frutticole. Servono quanto prima risorse per investire in infrastrutture idriche e costruire invasi per conservare l'acqua quando è disponibile per poterla poi usare nei periodi siccitosi, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi. La creazione di infrastrutture deve essere una priorità nazionale e occorre semplificare le procedure amministrative per velocizzare il più possibile i percorsi progettuali. La Regione ha messo a bando 7 milioni di euro per invasi aziendali, ma occorre anche invasi territoriali per aumentare sensibilmente la capacità di stoccaggio dell'acqua. Si possono usare al meglio anche le importanti risorse del PNRR che sono già disponibili. Condividendo le raccomandazioni che le persone limitino l'uso dell'acqua per usi civili non fondamentali, conclude Mammi, voglio portare l'attenzione al tema dell'innalzamento del cuneo salino nella zona del Delta del Po che ci impone l'individuazione di soluzioni importanti e tempestive necessarie a contrastare i fenomeni di desertificazione in corso.
Una brutta notizia per gli amanti della lettura, chiude infatti un'altra storica libreria di Bologna. Il prossimo 10 luglio sarà l'ultimo giorno di attività per la Feltrinelli di Via dei Mille. Lo ha annunciato la stessa società, precisando che saranno mantenuti tutti i posti di lavoro per i librai che in questi anni hanno offerto ai lettori un servizio eccezionale. Da tempo il negozio aveva già ridotto gli orari di apertura, in passato presidio anche notturno per chi voleva acquistare libri o riviste. Libreria Feltrinelli spiega la chiusura con le recenti trasformazioni della città e dei suoi quartieri e non esclude il futuro sviluppo di nuove librerie di quartiere in città, ma per il momento, prosegue il comunicato della società, l'unico presidio resta la storica libreria di Piazza Ravegnana ai piedi delle due torri. Cambiamo argomento. Anni di lavoro molto difficili anche per le associate a Conf Cooperative Emilia Romagna, che hanno dato vita ad una serie di assemblee per il rinnovo delle cariche e si preparano a stagioni, si spera, ce lo auguriamo tutti, di ripresa. Gianfranco Parmigiani. L'ultima assemblea regionale di rinnovo delle cariche all'interno di Conf Cooperative, volgarmente dette le Coop Bianche, ha salutato Giuseppe Salomoni quale presidente confermato del settore lavoro e servizi, che in Emilia Romagna rappresenta 400 cooperative per una federazione che tocca quasi 40.000 occupati e un fatturato di circa 2 miliardi e mezzo di euro. Lavori assembleari che erano stati aperti dal saluto del presidente regionale di Conf Cooperative, Francesco Milza. Allora, è evidente che ci aspetta uno scenario completamente nuovo, perché ancora non gli effetti di questa crisi nel pieno dell'Europa non si possono vedere. Le speculazioni, io così le chiamo e spero che siano solo speculazioni di questo momento, come l'aumento inconsiderato dei prezzi delle materie energetiche, dell'energia, così come i primi effetti inflazionistici, ma dovremo ancora attendere, augurandoci veramente la fine di questo conflitto per prima cosa, per poi vedere come affrontare tutte le ricadute che tutto questo ha comportato. Già eravamo impegnati, vedendo qualche spiraglio, nella ripresa post-pandemica, dove le nostre cooperative sono riuscite a reggere, ma ne escono enormemente indebolite. Il compito di una federazione è proprio quella di assisterle, proponendo anche dei provvedimenti tali da poter rimettere in moto tutto il circuito produttivo. Ed ora parliamo di cinema, perché per festeggiare la chiusura in questi giorni del Biografilm Festival, oggi era ospite d'onore l'attrice francese Fanny Ardant, che sotto le due torri ha presentato la sua ultima pellicola dal titolo I giovani amanti di Bologna. Ha detto: amo questa città, i suoi portici, i colori delle sue pietre, ma anche, perché no, la cucina. Sentiamola. Quanto c'è di Fanny in questo nuovo film, Giovani Amanti? È molto difficile di sapere che c'è di se stesso in un film. Penso che dal momento che ho scelto il copione, che la parte mi piaceva, delle cose oscure di me. Perché io, quando mi ritorno sulle cose che ho fatto, ho recitato solo le parti che amavo. Ha amato anche questo personaggio? Molto, molto il personaggio, la storia, le scene, l'atmosfera, gli altri personaggi. Dunque, voilà. Una domanda invece che riguarda Bologna. C'era già stata in questa città? Sono venuta alla Cinémathèque e ho molto amato la città di Bologna. Cosa le piace in particolare? No. Io non amo il turismo. Trovo che è una piaga il turismo, però di camminare in una città straniera, gli abitanti, così. E io trovo che Bologna ha una marca forte, perché sono sempre andata a Roma come la seconda città mia. Dunque Bologna ha una forte, è come si sente che è stato dietro una grande storia che non conosco. Però le arcade, il colore delle pietre, le chiese. Anche il cibo.
Oui, oui. Alla bolognese. Oui. E questo, dunque, poi la gente, sono sempre venuto tramite il cinema. Dunque, ho sempre incontrato gente appassionata di cinema. Dunque, ho l'impressione che tutto Bologna ama il cinema. E andiamo avanti con la cultura. Overnight, seconda edizione nell'ambito del cartellone culturale di Bologna Estate 20, le serate dal 21 di giugno al 16 luglio in piazza Carducci. Andiamo a vedere che cosa succederà nel prossimo servizio. Metti una sera d'estate in piazza Carducci per il cartellone Bologna Estate per il secondo anno consecutivo. Torna la rassegna di Lavoro Più Overnight, 20 serate dal 21 giugno a metà luglio, aperitivo ma soprattutto musica, danza, incontri d'autore sotto le stelle per riscoprire una piazza, quella del Museo del Risorgimento e di Casa Carducci con l'annesso statua monumentale che è poco vissuta nel corso dell'anno ma che merita davvero. Qui ogni pietra trasuda 800, ma si vuole declinare con queste serate, 20 serate dicevamo gratuite, il sapore e il gusto della modernità. Tantissimi giovani talenti, molti volti invece già più noti e consolidati, in un programma che ha cercato di mixare un po' tutte queste caratteristiche, molta musica di vario genere, jazz, classica, pop d'autore, abbiamo tanti giovani cantanti nuovi anche bolognesi, abbiamo la musica lirica, abbiamo il teatro canzone con varie serate molto particolari e poi incontri con autori, con grandi scrittori, con grandi personaggi come può essere, non so, Davide Cassani, l'ex ciclista CT della Nazionale che ci viene a raccontare la sua vita, comici, serate dedicate a Tenco, a Lucio Dalla, a Pasolini. Per noi è importante essere scelti come sponsor di queste iniziative perché possiamo garantire invece un'assunzione in regola a tutti i lavoratori ingaggiati e utilizzati all'interno di queste manifestazioni e sono lavoratori quindi assunti con contratti in regola, con una busta paga regolare, con i contributi versati, con tutto quello che può prevedere la normativa italiana. L'ex portiere della Nazionale di Calcio Italiana, Giovanni Galli, è stato il primo ospite d'onore della rassegna culturale Liberi, edizione 2022, che si tiene a Villa Pallavicini, a Bologna. Continuiamo dunque a parlare di iniziative culturali. Vediamo. È stato un esordio ricco di emozioni per Liberi, la rassegna letteraria organizzata a Villa Pallavicini dalla Fondazione Gesù Divino Operaio con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Bologna e con il sostegno tra gli altri del Comune di Bologna ed Emilbanca. Sul palco della villa Matteo Marani, giornalista di Sky e presidente del Museo del Calcio di Coverciano, e Giovanni Galli, ex portiere azzurro, protagonista del Mondiale del 1982, vinto dagli azzurri di Enzo Bearzot. Arbitro di questi scambi, fra ricordi ed emozioni, Giuseppe Tassi, giornalista sportivo di lungo corso e a sua volta testimone del Mondiale di Spagna come inviato. Un'ora e mezza, il tempo di una partita di calcio, è scivolato via di fronte ad una sala gremita. Dal microfono di Galli e Marani sono usciti ricordi personali, riflessioni sull'Italia dell'epoca e su quella attuale e si sono alternati i grandi nomi, Claudio Gentile, Giancarlo Antonioni, Dino Zoff, ma soprattutto Paolo Rossi. È la storia di un uomo in cui Bearzot ha creduto, la storia dell'amicizia fra Rossi e Galli e il ricordo commosso di un gruppo unico, compatto contro tutte le difficoltà, che ha fatto innamorare l'Italia del calcio come mai era successo prima. Mia sorella guardava i mondiali, racconta Marani, una cosa impensabile. E fra i ricordi c'è stato spazio anche per tanta vita vissuta, tanta strada percorsa. Don Massimo Vacchetti, il padrone di casa, ha concluso l'incontro chiedendo a Galli un pensiero sul figlio Nicolò, scomparso giovanissimo proprio a Bologna. A sorreggermi sono stati l'amore di mia moglie con cui sto per festeggiare 40 anni di matrimonio e la fede. Io so che un giorno incontrerò di nuovo Nicolò. Prossimo appuntamento con Liberi, dopodomani 22 giugno, con Romano Prodi. E con Liberi si chiude questa seconda edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Io vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata con i programmi di ETV. Restate con noi. Thank you.
Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.